Allora, io ho pensato di allestire il tavolo con dei vasi, con meringhe e confetti. Oggi prepariamo un battesimo per una bimba, un battesimo fatto in casa. Quindi è la prima festa che prepariamo per la nostra cucciola e è bello festeggiarla in casa. Abbiamo pensato a un cocktail, spesso infatti i battesimi sono al pomeriggio, quindi verso le 4 del pomeriggio in chiesa e poi si viene a casa con i familiari, i nonni, i cugini, i bimbi, tanti, i parenti più stretti, gli amici più cari della nostra bimba, e per cui prepariamo un cocktail un po' dolce e un po' salato. Abbiamo previsto per questo cocktail delle tartine salate con una mousse al prosciutto e dei lamponi, con del formaggio in crema e del salmone e dell'erba cipollina come specialità salate, e poi delle cosine dolci. Abbiamo delle panne cotte con le fragole, fatte piccole oppure fatte un pochino più grande, vari dolcetti, in questo caso meringhe con i confetti che non possono mancare per un battesimo, dei muffin decorati che abbiamo decorato con della glassa rosa. Chiaramente poi non può mancare la torta per il battesimo, che abbiamo fatto in questo caso a pacco regalo, perché il battesimo è proprio un dono anche che dedichiamo alla nostra bimba, e in questo caso abbiamo decorato anche qui con glassa rosa e bianca. È una torta anche questa molto facile, sembra difficile ma si può fare facilmente in casa. Adesso parliamo dell'allestimento della tavola, che va curato in maniera particolare per il battesimo, che è appunto la prima vera festa della vostra bambina. Io ho pensato a un allestimento appunto tutto bianco e rosa, chiaramente, e abbiamo previsto dei vasi di meringhe e confetti. Fanno colore, allestiscono la tavola in maniera simpatica e carina, e quindi è bello presentarne magari in quantità. Poi abbiamo la nostra campana con le panne cotte. Io ho scelto una campana per dare anche un concetto di sorpresa, per cui è bello da far vedere il momento proprio dell'apertura del dolce. Se invece preferite la forma intera, possiamo metterla su un'alzatina e decorarla con dei lamponi o delle altre frutta colorata sul rosso e rosa, chiaramente. È importante per un battesimo anche magari fare degli inviti. In questo caso ho scelto un invito fatto a pacchetto, e chiaramente dentro cui scrivete ai vostri amici e ai vostri parenti il dove, come e quando del battesimo della bimba. Poi abbiamo messo la torta, chiaramente ci sarà il momento della torta del battesimo e del nostro pacchetto. Da bere per questo battesimo abbiamo pensato, per stare sempre sul rosa, una spremuta di pompelmo rosa, e come altri dolcetti avevamo previsto dei muffin coperti di glassa sempre rosa. Potete farla un po' bianca, un po' rosa, sono coloranti alimentari che trovate al supermercato molto facilmente. E non possiamo dimenticarci le scatoline di confetti che alla fine regaleremo ai nostri ospiti. Abbiamo pensato a delle scatoline bianche e rosa, trasparenti, le potete fare in vario modo, di cartone, riempirete con confetti, con ginevrine, come in questo caso, che sono delle caramelline di zucchero, oppure potete scegliere dei vari sacchettini che sicuramente piaceranno sia ai grandi che ai piccini.